vanno di mano in mano. Gli architetti li rimpolpano. La casa degli elefanti sarà in un sobrio Jugendstil faraonico. Costruiranno una moschea a misura di giraffa, con tanto di cupola e mashrabia. Un fortino moresco per gli struzzi, con un'alternanza di pietre bianche e nere sormontate da una cupola bizantina. Bisogna anche disegnare tutto il rovescio della medaglia. Le finte rocce sono cave, ci infilano dei corridoi di collegamento, delle zone di stoccaggio, delle gabbie. I disegni fanno avanti e indietro tra l'ufficio studi e le camere d'albergo. Il paesaggista ci pianta qualche albero, conifere in prossimità delle scenografie nordiche e palme ovunque, cespugli, arbusti e felci per nascondere le infrastrutture, affinché questi templi dell'altrove si mimetizzino con una vegetazione millenaria. E si scarabocchiano correzioni, si aggiungono orpelli dietro i massi delle fiere, bassorilievi che dapprima si immaginano sumeri, poi inca, optando infine per qualcosa di delicatamente babilo-azteco. Sulla carta funziona tutto piuttosto bene. È al momento di riportare i tracciati su terra e roccia che le cose si complicano. Non sempre ci si capisce. Ci sono muri che si svergolano, fossati che tagliano i viali, il padiglione degli oranghi che viene su storto, la casa dei rettili provvista di finestre che non dovrebbero esserci. Gli italiani arrivano a dubitare del buon senso dei tedeschi. I tedeschi a dubitare degli interpreti, si litiga, si sbatte a terra il cappello, si impugnano disegni contraddittori e per finire li si gira dal verso giusto e tutto si sistema, o quasi. Gli ingegneri italiani sono venuti in cinque. Ernesto Nathan li aspettava in quella che sarebbe diventata la sede della direzione. Sente il loro passo pesante e crucciato sulle scale. Entrando, guardano bene a destra e a sinistra per assicurarsi di essere soli, poi attaccano. «Rien ne va plus, signor sindaco, è una tragedia, troppo ritardo!» Parlano tutti insieme, agitano le mani, le dita a pigna, alzano le braccia al cielo, indicano il pavimento. Alla fine, Nathan capisce che occorre ripensare l'illuminazione, cosa che sapeva, ma che occorre anche rivedere tutta la rete fognaria, cosa che ignorava. Hagenbeck ha pensato prima di tutto a quello che era ad altezza occhi, paesaggio e animali. Quello che stava sopra e sotto è stato trascurato. E adesso sono veramente al verde. Il cemento scarseggia, scarseggia tutto e soprattutto il tempo. Un disastro, signor sindaco. Il sindaco di Roma intreccia le mani dietro la schiena, fa due passi sul parquet, ancora coperto di segatura, ma già scricchiolante. Sa bene che hanno ragione. Si gira di spalle, va alla finestra, guarda il Cervino, che svetta in controluce. Che impressione, il Cervino a Roma. E quanto ha scelto Hagenbeck per farci saltellare gli stambecchi? E fa la sua figura, coi contorni dei ponteggi contro la massa informe della montagna, il rilievo seghettato. Sulla cima si agita un individuo che riconosce dalla barba copiosa lo scultore svizzero Egenschwiller, che spacca sapientemente il cemento scapigliato e ilare. All'aria contenta, lui. Nathan disintreccia le mani. Dietro di lui i cinque ingegneri hanno sempre le dita a pigna e aspettano. Al che il sindaco di Roma si gira verso di loro e parla.
È solo la minuta del discorso che farà il 20 giugno 1910 al Teatro Argentina, davanti al parterre di finanziatori della società anonima, ma è già molto convincente. Il coraggio sposta le montagne, insomma. E sono cinque coraggiosi quelli che ridiscendono le scale, ora con passo un po' meno greve, portandosi via tutta la sua energia della giornata. Nathan torna a voltarsi verso il Cervino, ripensa a certe storie sentite da piccolo, storie di Babilonia e Ziggurat, favole che scaccia con mano impaziente. Plus tard, mon grand-père fume sur le balcon de notre chambre. Più tardi mio nonno fuma sul balcone della nostra camera, lo raggiungo. Le ultime tracce di sole brillano dietro la porta acquatica. Hiroshima nell'ombra, lontana. Osserviamo la navetta riportare gli ultimi turisti e i pendolari dall'altra parte della riva. Non sentirti in dovere, mi dice. Parla in giapponese. Io lo guardo. Ha la fronte corrugata. Un'immensa fatica sembra appesantire i suoi gesti, il suo respiro. Mi dice che questo viaggio rischia di non andare come lo immaginavo. Vorrei rispondergli che non immagino niente. Ma lui continua, con lunghe pause tra una frase e l'altra. Quando la Corea è stata divisa, la nostra nazionalità era ancora quella della Corea Unita. Lo chiamavamo Chosun. Dopo la separazione, il governo giapponese ci ha autorizzati a conservare l'identità coreana, ma bisognava scegliere tra il nord e il sud. Molti hanno scelto il nord per la famiglia, oppure perché ritenevano che il nord fosse più vicino alle tradizioni del nostro paese. Non potevamo sapere come sarebbe andata in seguito. Tua nonna e io abbiamo scelto il sud perché venivamo da Seul. Quella era stata l'unica ragione. Del resto eravamo all'oscuro di tutto. Non sapevamo nulla delle ragioni politiche, la guerra fredda, la Russia, gli Stati Uniti. Per i coreani del Giappone non c'è mai stato un nord o un sud. Siamo tutti gente di Chosun, gente di un paese che non esiste più. Si ferma, poi dice, ci resta una lingua. In giapponese gli dico che mi dispiace di averlo dimenticata. Se mia madre non fosse partita, se fossi nata altrove anziché in Svizzera, e mi interrompe. Mi chiede di non criticare la scelta di mia madre. Sono fuggiti dalla Corea perché lei potesse nascere in un paese libero dalla guerra. Lui ha sempre odiato il Shiny. Mia mamma, poi mia madre è cresciuta, poi è voluta andarsene e l'ha fatto. Non potevamo sperare di meglio per lei che una vita vissuta secondo le sue scelte. Mi guarda con affetto, dice che ora ci sono lì io e mi sento arrossire. Rimaniamo fianco a fianco. Mio nonno accende un'altra sigaretta. Il fumo gli avvolge il viso in un alone che subito si dissolve nel vento. Un momento dopo gli dico che esco di nuovo, vado a camminare un po'. Dentro la tasca di un libro sull'antico Egitto ho trovato un biglietto che Loren ha scritto anni fa, forse quando imparava a scrivere in uno strano modo fonetico che i bimbi, a 5 anni, in prima elementare, dovevano imparare anche se non corrisponde alla grafia inglese. È aleatorio e quasi indecifrabile. Ma credo che l'abbia scritto l'anno dopo, quando si rifiutava di dimenticare cosa aveva imparato e non imparava a scrivere in inglese corretto. Io le davo ragione, finché, nel corso di letture casuali, non mi sono imbattuto in una parabola sul grande poeta arabo-persiano Abu Nuwas. Da giovane si era dovuto rivolgere a uno scrittore anziano perché gli facesse da maestro. Questi accettò, a patto che Abu Nuwas imparasse 1000 versi di poesia. Ma quando Abu Nuwas fece ritorno coi versi mandati a memoria, il maestro gli disse che non avrebbe potuto scrivere fino a che non avesse dimenticato i 1000 versi che aveva mandato a memoria. Compito arduo per l'allievo e per il maestro. Come richiamare, citare l'oblio,
si chiede Abdel Fallah Akhidito. Il biglietto di Loren si rivolge a Zeus. Prima lo ringrazia perché si prende cura di noi e ci tiene in vita. E poi si scusa per la sua handwriting. Handwriting si riferisce alla calligrafia, ma implicitamente, sono quasi certo, anche alla sua scrittura fonetica. Non mi stupirei se fosse stata questa comunicazione diretta con Zeus a farle cambiare idea, a farle accettare l'oblio di ciò che aveva conquistato e fatto suo, per poter acquisire un nuovo strumento, meno magico, non essendo la prima forma di scrittura presa, e meno sua, in quanto presenta regole fisse e non interpretabile a proprio piacimento, ma vanta il pregio, non trascurabile, per uno strumento comunicativo, di essere condiviso da tutti e da tutti leggibile. Così, anche nell'Inghilterra monolingue, da qualche parte si insinua la percezione che ogni cosa si può dirla in due modi, eppure il senso di una lingua originaria che è andata perduta, o di una lingua nutrice da cui ci si è svezzati. Un simile oblio, parimenti impossibile e insondabile, sembra alla base di ogni atto creativo, sia la nostra crescita come individui, sia una creazione artistica. Che possa sempre essere accompagnato da Zeus con simile gratitudine e pudore. A metà, tra mare, deserto e più su, montagne e foreste, senza radici, spalle atlantiche per sopportarne il peso. Non posso contenere ciò che mi contiene. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa mattina della Domenica di Babel su Babele. Sono con voi quattro scrittori svizzeri di origini miste e varie, Pascal Janowiak di origini slovacche, però che è nato e cresciuto in Svizzera francese e ha poi viaggiato a lungo nel Medio Oriente e ora vive a Roma. Elisa Chua du Stapin, di origini francesi e coreane, che ora vive in Svizzera francese, e Stella Ndioko, di origini italiane e congolesi, nata e cresciuta a Locarno. E non sono però tanto le origini che ci portano a essere qui insieme, però più le destinazioni che si trovano nei nostri libri. Sono appena usciti dei libri di ognuno di noi, alcuni in lingua originale, per me Tarmac Adam scritto in italiano, e per Elisa e Pascal invece le traduzioni italiane dei loro ultimi romanzi, e Stella anche in italiano. E siamo qui insieme perché in ognuno dei nostri libri si trovano, a partire dal titolo, per esempio nel caso di Elisa o di Pascal con lo Zoo di Roma, oppure Le Bille de Pachinko o Inverno a Vladivostok. Quindi si trovano sempre località, e all'interno di questi libri dedicati a dei posti particolari si trovano degli scambi, degli innesti di lingue diverse. Questo vale anche per Stella, con nel suo caso il collegamento spaziale è proprio spaziale perché c'è la cometa nel titolo. Una cosa particolare con Stella è che, essendo entrambi locarnesi, ci siamo incontrati, per così dire, io l'ho scoperta grazie a una rivista di poesia in inglese, una rivista che si chiama Asymptote, dove è stata tradotta in inglese. Quindi, malgrado le origini così prossime, ci siamo scoperti, o io l'ho scoperta, leggendo questa rivista web inglese. Ora continueremo, non sappiamo come, con una specie di torre di Babele di letture, pensando che ogni lettura possa essere un mattone di una ricostruzione di qualche cosa. Mi avessero detto, non tornerai a casa? Avrei riso. Chi riesce lontano? Ma mi ritrovo dove non rimangono cicatrici o paura di stelle, infiammate una volta per tutte, lontano. Non tutto finisce dove comincia. L'homme s'appelle Shahin Rarbi.
L'uomo si chiama Shahin Gharbi, nato il 18 aprile 1970, nazionalità algerina, e quando ha scritto nel registro della reception 5 minuti prima. Qui ci limiteremo a disegnarlo con il numero 324, in riferimento alla stanza che occuperà dal 28 dicembre al 16 gennaio, colazione inclusa. Questa nuova identità gli calza a pennello. Eccolo in piedi nella sua stanza, alla grigia luce dell'alba. Non si è ancora sfilato il cappotto. Un uomo in livrea gli sta di fronte. Unisce i polsi alla maniera di un prigioniero, ma coi pollici incrociati, e le lunghe dita si distendono piano mentre le mani si alzano. Le dita si piegano e si dispiegano nel cielo della stanza 324. Due grandi ali nere dai palmi bianchi che si levano, planano e ridiscendono nel grigiore dell'alba. L'algerino ammira la nobile estensione di quelle mani, ma non sembra cogliere il senso di quella pantomima, né vedere l'enorme costruzione che si erge là fuori tra i piani domestici che il fattorino ha rivelato aprendo le tende. Bisogna dire che è stanco, che non ha chiesto niente. Il fattorino insiste, si mette a graffiare l'aria, spalancando una bocca ferina e roteando due occhi bianchi. Una tigre o forse un leone, pensa Shahin, difficile dirlo. E adesso una scimmia. Il nero dondola le lunghe braccia facendo avanti e indietro nella stanza 324, cosa che ha il merito di essere ancora più spettacolare, seppur altrettanto fuori luogo. Shahin è sollevato quando la porta si richiude sull'inserviente, che pure ha fatto del suo meglio. Certo che sono una bella seccatura le lingue straniere, pensa il fattorino tornando alla sua guardiola, ed è esattamente ciò che pensa Shahin sedendosi sul letto. Nella cosmologia tupi il cambio di pelle è centrale e rimanda all'immortalità, perché il valore fondante non è l'identità, bensì il mutamento. Se gli europei vedevano gli indigeni a loro immagine, bestie da soma o futuri cristiani, negli europei i tupi vedevano l'alterità assoluta, foriera di possibile trasfigurazione, di autodeterminazione attraverso l'altro, e per questo la desideravano. Nell'incostanza dell'anima selvaggia, l'antropologo carioca Eduardo Viveiros de Castro scrive: «Guerra mortale ai nemici e ospitalità entusiasta agli europei, vendetta cannibale e voracità ideologica esprimevano la stessa propensione e lo stesso desiderio, assorbire l'altro e, in tal modo, alterare se stessi. Dei, nemici, europei, erano figure di affinità potenziale, modelli di un'alterità che attraeva e doveva venire attratta, un'alterità senza la quale il mondo soccomberebbe all'indifferenza e alla paralisi. Il moto dell'onda sull'onda, fino a che tutto si capovolge come in uno specchio che non inverte destra e sinistra, ma fronte e retro. La pelle è profonda, la costanza è paralisi, eterno è il mutamento. Serpente, fermati, fermati, serpente, affinché la mia sorella tiri sul modello della tua pittura la maniera e l'opera d'un ricco cordone che io possa donare alla mia amica, così in ogni tempo sia la tua bellezza e la tua disposizione preferita a tutti gli altri serpenti. Canzone tradotta negli essè, che solo può essere cantata dai giovani. Il mutamento come valore fondante, l'apertura all'alterità, da divorare o da cui farsi divorare, poco importa, si dà sulla pelle, soglia incostante dove il mondo accade e al mondo si accede. Au retour de sa mère. Al ritorno Nico racconta la sua giornata. Io mi isolo nella camera da letto. La polvere si è accumulata sin dalla mia prima visita. Non ci sono prodotti di bellezza, solamente sapone e poi un po' di shampoo. Mi lavo le mani, ma mi sento sporca. Tutte queste piogge finiscono col liquefare l'inquinamento, si infiltrano nei pori, escono con il sudore, un po' come se la pelle appunto tirasse fuori tutta la terra.
E adesso la signora Gawa è da sola sul divano, mi invita a raggiungerla facendo vedere il dossier e mi chiede sulla nostra uscita verso Disneyland. Ed è una piccola bambina solitaria, dice lei, è contenta che lei la apprezzi e io sorrido per gentilezza, ma cosa pensa del suo livello? Ma è un buon livello. Perché non ha chiesto ad uno dei suoi studenti di darle alcune lezioni? Io insegno letteratura, non la lingua, dice lei. Comunque i nostri studenti, con i nostri studenti sarebbe troppo complicato venire a casa. E beh, certo, è così. Ha un leggero sorriso e poi è stata l'occasione per incontrarla. Mi piacerebbe mandare Meiko in Svizzera più tardi, quando sarà al liceo, e dice che ci ha già fatto i suoi studi e ha molto amato quel periodo della sua vita. Ma ha letto Heidi? Mi chiede, andando in giro un po' attraverso la libreria. Mi cerco di ricordare questa storia. Mia mamma sicuramente me l'ha letto. Ho questa idea un po' vaga. Ho visto anche i cartoni animati, prima ancora di sapere che si trattasse di un libro. Ero sicura che fosse giapponese. Yokana Spiri ha fatto una depressione, ma voi dovete saperlo perché viveva in Svizzera. E io mormoro, dico, non so, non sapeva. Ha potuto scrivere questa storia solo dopo che si è occupato dei bambini, ma ha figli? Io dico subito no, mi guarda attraverso la spalle, dico, ma spero che non abbia una figlia perché poi sarà come lei, e prende un dossier pieno di fotografie, un album, le contempla tutto questo spazio, dice, agitando l'immagine un po' come per aereggiare il ricordo, un incrocio di tram, tegole, e ricordo quella Parade Plaza a Zurigo e penso alla Monopoli, mia nonna che cerca i nomi della nostra città che invece non c'erano. Mia mamma e io ci eravamo divertite a sostituire l'ultimo con Hiver dans les Bains, per esempio, cercando di fare appunto questo posto come quello più caro della Svizzera. E poi avevo detto a mia nonna che non capiva perché ridessimo, è un po' come se mia mamma dicesse, noi stiamo vivendo a Manhattan oppure sui Champs-Élysées a Parigi. Ah, allora ecco, Parigi, capisco, sì. La signora Gawa tira fuori altre fotografie che agita allo stesso modo prima di farmele vedere la cattedrale di Losanna e altre località, e mi dice, ma non posso lasciare partire via Meiko finché non ha la padronanza della lingua, ma può imparare sul posto. Ma certo che no, il livello delle scuole è elevatissimo, rischia di non integrarsi, e il tono che usa diventa un po' più duro, forse non potrà integrarsi, un po' come per lei, vero? In realtà lei non parlerà mai giapponese, e questo singhiozzo mi scappa via, mi viene fuori. Era una traduzione libera in simultanea, pertanto ci scusiamo, non era la traduzione ufficiale. I live a new life parallel, doubling my hope, twin this day find others still between the walls. But I felt each season, the jasmine, I was on the ground observing snails and ants and learned the art of rest from lizards. And for this I'm thankful, and for that I breathe. I colori che, o i non colori, le ombre, nella lettura di Pascal mi hanno fatto pensare a una cosa, come se la stanza che descriveva Pascal si riflettesse in questo libro che ho in mano. Questo libro è il mio primo libro di narrativa, è uscito in anteprima per Babel, ed è la prima volta che mi trovo un libro che ho scritto io con la pagina completamente coperta di segni neri. E l'effetto è molto strano, mi rendo conto solo adesso di una cosa che quei libri di poesia percepivo, però senza rendermene conto, e cioè quanto con la poesia, con la metà della pagina bianca, il poeta, quando il libro è stampato, quindi è immodificabile, sente però che ha fatto la sua metà del lavoro e l'altra metà verrà fatta dai lettori, e questo dà un certo sollievo. E invece ora, con questa stanza della pagina completamente scritta, vedo che il margine per il lettore è estremamente ridotto, e quindi, come dire,
È un'immagine metaforica, però penso che si spieghi anche col fatto che la sintassi della prosa è più completa, è più articolata, è più conclusa. E quindi in qualche modo, anche se è un'immagine, penso che mi abbia fatto capire in che stanza mi sono infilato adesso. Proprio sì, è una questione anche quando uno scrive dello spazio che rimane al lettore o che lascia al lettore o che non riesce a lasciare. Ho pensato al mito di Babele, questa torre è abbastanza piena di forme così, che forse il peccato originale dei costruttori di Babele era di fare una forma perfetta, perché è una costruzione che arriva a una cima, no? È un triangolo perfetto e quindi finito e eterno allo stesso tempo. Ed è quello il problema, quando le cose sono troppo piene, no? Troppo, che non c'è più respiro, allora io immagino Dio un po' come un insegnante di un laboratorio di scrittura che prende le pagine e dice no, che distrugge tutto per dare un po' d'aria, no? Ed è quello che forse abbiamo questa fortuna quando possiamo anche viaggiare, scoprire altri paesi, altre lingue, di avere un po' questo respiro, questo movimento che alla fine comunque arriva nelle pagine dei libri anche in prosa. Così bella questa idea di questa torre di Babele che facciamo con le letture, il problema è trovare la lettura che uno vorrebbe fare in quel momento. C'era la risposta almeno a una immagine di Pascal, perché mi sta giustificando lo stranissimo skyline londinese che è stato definito come una specie di collezione di sex toy. Quindi lì la forma, quella triangolare, io sarò molto contento con queste forme completamente caotiche. I nostri silenzi, avete capito, sono come il bianco della pagina del libro di poesia, quindi sono da apprezzare. scusi, il secondo. Il la rencontrait presque tous les jours et presque par hasard. C'est-à-dire vers 13 heures, devant la maison des girafes. Parfois, elle avait été trop occupée pour venir, ou bien ils s'étaient croisés plus loin, devant les hippopotames pygmées ou le tamandin. Le vieux gardien en profitait alors pour leur raconter une la incontrava quasi tutti i giorni, quasi per caso, vale a dire verso l'una, davanti alla casa delle giraffe. Ogni tanto era troppo occupata per venire, oppure si incontravano più in là, davanti agli ippopotami pigmei o al tamandino. Il vecchio guardiano allora ne approfittava per raccontare un paio di aneddoti o tre. Per esempio la storia del piccolo orso malese che si era rifugiato nei bagni del museo. Giovanna si sforzava di tradurre l'episodio truculento, e l'algerino l'ascoltava con attenzione. Gli piaceva il suo accento, arrotava la R, arrotondava le U, non che sia particolarmente melodioso un accento, ma ti proietta immediatamente nell'anatomia dei suoni, la piega di una lingua che accarezza il palato, la sporgenza un po' forzata delle labbra, la risacca della salita. È questo che ci piace nelle persone che hanno un accento. Sentiamo il suo corpo. Così Shaheen ascoltava il corpo di Giovanna, raccontargli di come avevano retrouvé l'orso, del bruit dei lavandini che scardinava, del tuyau dell'acqua rotti, dell'inondation che era seguita. E il guardiano riattaccava con un racconto che apparentemente concerneva suo padre e una pantera, ma Shaheen ascoltava solo la musica delle parole. Giovanna ogni tanto aggrottava le sopracciglia, nemmeno lei sembrava capire tutto quello che traduceva. Altre volte restavano semplicemente in ascolto del grande silenzio animale. I gridi striduli di cui cercavano di indovinare l'origine tra le folte frasche delle magnolie. Lei non gli faceva domande e lui evitava di rispondere.
Algeri, l'appartamento dalle persiane chiuse. Al fianco di Giovanna poteva dimenticare tutto ciò e i fantasmi che lo tiravano per la manica. Quanta tenerezza ci vuole per chiamarti per nome. Mi chiedo spesso il perché di noi, se la terra era già e gli elefanti hanno da sempre quel nome. Si gira mai il collo delle giraffe per abbracciare i baobab? Tacciamo. Nessuno racconterà l'importanza di pioggia e cascate. Solo amare è per sempre, come il sangue che unisce. Les soirs se passent au réfectoire. Le serate si passano al refettorio e l'internet funziona al meglio. Antonio lavora appunto a questa sua capanna e si vedono vari animali, addirittura più pericolosi, che fanno più paura della lupa. E poi i due che guardano i film russi su un computer davanti a loro. Cerco di evitare di farmi vedere interessata perché Nino ha cercato per tanto i sottotitoli in inglese, io volevo solo sapere di cosa si trattasse. Ho scaricato trasmissioni radiofoniche sulla storia della Russia, ma anche questo tono monacale mi addormento. Cerco di non interessarmi appunto ai profili, ma Leon legge molto e gli chiedo di prestarmi dei libri e mi dà Jack London, tutta l'opera. E talvolta i quattro discutono di sport, cominciano in inglese e poi vanno verso il russo. Leon si preoccupa, dice che non parlo molto e dico che questo non mi disturba. Mi piace ascoltarli anche se non capisco e quando partecipo si fermano per ascoltarmi. Io non li sento, come dire, sotto pressione o che hanno bisogno di fare più rapidamente, ma in serata hanno questi auricolari. Ognuno ritorna nella propria camera con la propria musica. Allora metto anch'io i miei auricolari, ma senza musica. Rimango lì, concentrato su questo suono interno e ho l'impressione di essere con loro. Traduzione libera, naturalmente. In Palestina, dove alla fine non parlavo quasi più, gli ultimi sogni e il risveglio mercanteggiano in arabo. Anche quando il risveglio guadagna le ore che rimangono del mattino, i miei pensieri o quello che si racconta dentro la mia testa restano in arabo. La novità non è non capire cosa mi passa per la testa, ma come questo estraniamento linguistico imbeve ogni processo psichico e mi riempie fino all'orlo. Seguo le pronunce diverse ascoltate in questi giorni, chi scandisce e disegna precisi percorsi sonori e può farlo percorrendoli anche con i gesti della mano, chi plana giù dalle lunghe ii sottili, chi impasta al trotto gutturale, chi sembra gridare, chi sembra gemere, chi grida e chi geme, gente di città e del deserto, sedentari, beduini o sfollati, vecchi o donne o ragazzi, hanno qualcosa in comune di cui ognuno a suo modo si prende cura. Spremono gentilmente le vocali come si spreme un frutto senza romperlo e ne esce il succo. Fino adesso sono state due per me le scoperte, avendo in mano questo libro di prosa. La seconda è, mi è stato chiesto perché sono passato dalla poesia alla prosa e solo una volta che ho avuto il libro in mano ho trovato una possibile prima spiegazione. Cioè sono 15 anni che vivo a Londra, anche se Londra fino a tempi recenti era un po' un aeroporto da cui partire per il mondo, e però sono comunque 15 anni in cui il mio rapporto con la lingua italiana è... telematico, non sono immerso nella lingua quotidiana, viva, e penso che questo sia una radice, una sorgente di linfa fondamentale per la scrittura poetica, in cui insieme a un lavoro formale e quindi una struttura, magari una ziggurat babelica, questa deve essere riempita dalla lingua e dai toni, dai tic, dei modi di dire, dagli errori, tutto quello che si sente giorno per giorno. E quindi ho l'impressione che senza questa esposizione, questa immersione nella lingua viva, orale, quotidiana, sia venuto a mancare una sorgente fondamentale per la scrittura poetica.
E questo mi sembra che possa spiegare come mai in questo libro, scritto in prosa, in cui quindi la struttura viene fatta dalla sintassi, dal racconto, mi concentro però su delle parole singole. Ogni racconto è ambientato in un posto del mondo e ogni racconto si concentra su una parola. Sono 21 storie di parole singole. Quindi come se la concentrazione della poesia nella struttura e nel dettato poetico qui, per supplire a questa carenza, fosse forse il cannocchiale di cui parlava ieri Kadra Abdullah, che si fa anche il microscopio, fosse andato talmente a fondo su una parola alla volta, un termine alla volta, quasi come un massaggio cardiaco. E quindi tutte queste righe piene della pagina, come se fossero continui impulsi per far sì che ogni parola tornasse a vivere. Mi ha fatto pensare il tuo libro un po' a Ponge, no? A Francis Ponge, che sceglie una parola e che la usa come matrice e che riesce a aprire una realtà. Però in questo caso è più che riapre un ricordo, no? Perché sono testi che per la più gran parte sono autobiografici o robe vissute. E trovo, bon, je veux pas faire de, lancer des fleurs, mais, non voglio incensare, ma è incredibile in questo libro come riesci a toccare sia l'esperienza vissuta, il reale di una vita, di corpi, e l'importanza delle parole per dire, ricordare, far rivivere questa realtà. Trovo che sia veramente una sfida, forse per ogni scrittore, di non perdersi in questo potere, questo superpotere della lingua che ti permette di ricreare un mondo completamente finto, ma invece di sempre far parlare il reale o a trasmettere il reale. E in questo libro c'è un equilibrio tra la lingua e la vita che mi ha toccato molto, che io sto cercando, purtroppo cado sempre nella finzione, ricado sempre nella finzione. Tandis que Elisa e Pascal Menon parlaient de la relation avec le monde. Pascal ha parlato del rapporto col mondo, della relazione con il mondo, e questo mi fa pensare alla tua scrittura, e lo abbiamo del resto sentito nelle letture. E ho questa impressione. Questa tensione tra il reale e la narrazione, piuttosto che la parola, invece è il silenzio che la crea. Scrivi sempre in equilibrio con la possibilità di non dire, l'afasia potenziale, il silenzio. Come un po' nel film di ieri sera, in cui l'assenza forse è la cosa più palpabile. Sì. Questo silenzio che paradossalmente è la cosa più presente nei miei libri, forse è dovuto al fatto che ho cominciato a scrivere esprimendomi in francese, che è piuttosto la mia lingua paterna, la mia lingua padre, piuttosto che la lingua madre, che invece è il coreano. Il coreano è una lingua che capisco bene, che parlavo bene, ma che ho dimenticato a vantaggio del francese. Da quando ero bambina sono sempre stata consapevole di quanto, di questo sia. Non è perché si capisce una lingua che si può capire una lingua, ma non ci si capisce necessariamente, perché una lingua contiene molti elementi diversi a livello di cultura, di pensiero, di storia nazionale e personale. È un qualcosa di immenso. Quindi ho scritto il mio primo romanzo, ho cominciato a scrivere
per creare un ponte verso questa lingua materna che stavo perdendo, ma potevo scriverlo solo in francese, mentre i miei personaggi parlano in coreano o in inglese. E il fatto che nella mia testa immaginassi questi dialoghi in un'altra lingua, quella lingua che non ero in grado di scrivere, questo ha creato una tensione nei confronti del francese, come se ogni parola la dovessi strappare da me stessa. Per questo forse i miei personaggi non hanno dialoghi ricchissimi, mentre tutta la loro comunicazione passa attraverso delle parole, naturalmente, ma parole che apparentemente non si dicono molto. E quello che si dicono davvero si trasmette attraverso gesti, atti, silenzio, ma non attraverso la semantica delle parole. Proprio quello che abbiamo detto che non avremmo fatto, segni, simboli, accenni. Molto interessante trovo questo, questi due ultimi interventi sulla questione della nostalgia delle parole e sulla lingua, magari materna o paterna, che poi viene persa. Ho fatto uno studio in realtà per il master sulla questione delle seconde generazioni in Svizzera, in realtà con una serie di interviste qualitative, per cui ho intervistato una quindicina di persone, e proprio tra le risposte uno dei crucci maggiori delle seconde generazioni, soprattutto di afrodiscendenti, devo dire la verità, perché dal lato europeo era un po' diverso, era proprio la questione di non avere nessun tipo di rapporto o molto vago con la lingua del genitore, diciamo, che era emigrato dal suo paese d'origine. Per cui tanti di loro magari cercavano in un certo senso di riapprenderla oppure di ascoltarla, in modo da avere una familiarità che però in realtà gli era stata tolta. E quindi tanti di loro, come anche la sottoscritta, in realtà spesso cercano almeno di avere un rapporto. Io, per esempio, non parlo lingala, ma posso cantarlo, posso esprimermi con con un linguaggio che io chiamo il linguaggio del turista, perché ho una serie di parole che conosco, ma riesco a riprodurne i suoni, lo riconosco, riesco a capirlo, però in realtà è una lingua che non mi appartiene del tutto. Cioè, io sono cresciuta bilingue tra l'italiano e il francese, e poi in realtà nella scrittura scrivo sempre in italiano, il francese è la lingua con cui mi arrabbio, non so perché, però ecco, cioè ci sono tutti dei rapporti che trovo veramente interessanti, anche poi cioè il fatto che appunto anche Elisa dicesse io scrivo in francese, dei dialoghi che però tra i miei personaggi sono in giapponese, in coreano, in inglese, ecco, questo forse è veramente anche, diciamo, una nostra Babele interiore, potremmo dire. Io un po' anch'io sto perdendo la lingua del mio padre, che è il slovacco, e lo parlo però solo con lui, e quindi è una lingua molto strana, un po' allo stesso tempo molto povera, e molto lussuosa, perché è come una lingua inventata per due persone. E mi fa un po' pena adesso con i miei figli di non poter insegnare questa lingua, perché vivendo a Roma hanno l'italiano e io sono l'insegnante di francese per loro, quindi mi concentro su questa lingua, e il slovacco non è abbastanza forte, e quindi sparisce in me questa lingua, si ferma là. Poi allo stesso tempo le cose non spariscono, perché le portiamo anche in altri modi, spero. Ogni tanto le parole si possono poi anche ricreare e inventare. Purtroppo l'ho inventata una ieri a cena con Renata Colorni, questo non è stato un grande successo.
scialbire, ho inventato il verbo scialbire, e Renato Colore ha detto: chi è che ha tirato fuori questo neologismo osceno? Lì tra le lunghe strutture di metallo arrugginito che entrano nel fiume e i macchinari obsoleti delle strane forme che separano i diversi materiali, Lauren si è ricordata di un sogno. In una notte imprecisata era stata a Iron Town. Dal modo in cui parlava si percepiva come il ricordo riaffiorasse improvviso a chiazze chiare e scure. C'erano tanti iglu fatti di ferro, ma il ferro non era ferro, era una sostanza diversa che esiste nel sogno. Arrivati alle barriere del Tamigi, costruzioni affusolate e luminescenti disposte a intervalli regolari per tutta l'ampiezza del fiume, per chiuderlo e proteggere dalle piene, ho sperato fossero esattamente come gli iglu del sogno, ma non lo erano. Ecco però che una volta girate le bici, facendo le prime pedalate sulla via del ritorno, a sinistra, sullo sterrato industriale dietro la staccionata, vediamo un fabbricato circolare ricoperto di guaine bituminose. Sembra il prototipo di un edificio ed è identico agli iglu del sogno. L'azienda che estrae la ghiaia per l'asfalto si chiama Asfalto, Tarmac. All'andata dicevo a Lauren che forse l'hanno inventato proprio loro e si tratterebbe di un'antonomasia. Lì, davanti al fabbricato bituminoso, avanzo l'ipotesi che sia il prototipo per gli iglu del suo sogno. Ci rimettiamo a pedalare. Quel complesso sterminato di strutture industriali fatiscenti e sporche, allora, sarebbe la fabbrica dei sogni, dove si assemblano e costruiscono gli oggetti di scena per i sogni della gente. Il fiume che scorre alla nostra destra è comodo per trasportarli. Lauren, prendendo velocità, conclude: allora le strade sono fatte di sogno. April reappears, the horizon windows my loneliness, its flight unbalanced. We return, distance promises. A proposito di bambini, quarto, numero 4. Ho fatto una scoperta scrivendo questo libro sullo zoo di Roma e una cosa un po' banale, però è l'importanza di ciò che ci raccontiamo, no? dei miti, delle finzioni e come costruiamo il nostro mondo a partire da racconti. Ed è una cosa che è molto presente in Sapiens di Yuval Harari, che ho visto fuori, che è già stato detto, scritto tante volte. Quando ce ne rendiamo conto, diciamo, dà anche un altro senso forse al fatto di scrivere. Con un guardiano di uno zoo che sta male negli anni Ottanta e che prova un po' a avvicinare i visitatori con ciò che vedono, riempiendo l'assenza di cose da vedere con racconti. Le voici par exemple en mars 1982, debout devant la cage des vautours andins. Il est entouré d'enfants. Ses bras sont grand ouverts, sa casquette est de travers et ses lèvres émettent le bruit vibrant d'un bimoteur. Il imite un Savoia Marchetti S55, le premier transatlantique de série. C'est à bord de cet engin que l'on amena Giulietta, la femelle vautour. Le ministre de l'aviation lui-même était allé la chercher aux eaux de Santiago du Chili, sur ordre de Mussolini, car le Duce voulait offrir à sa nouvelle volière le plus grand oiseau du monde. Salvatore, ensuite, baisse les bras et la tête. Il raconte la solitude de la pauvre Giulietta que l'on a séparée de son Roméo.
Il mime la colère de Roméo du zoo de Santiago. Et comment le rapace s'échappa un soir d'orage, comment il s'envola haut dans les cieux du Chili pour se lancer à la poursuite de l'aigle de métal, comment il survola les montagnes et les vagues, le bec pointé vers l'horizon. Et Salvatore fronce les sourcils et bat des ailes. De plus en plus lentement, il est affaibli par les kilomètres, les vents contraires et les ouragans, mais finalement, Roméo devine la terre ferme et atterrit à demi-mort de faim sur la plage d'Ostia. Le gardien se redresse alors et, dans un roulement de tambour, il s'écarte pour présenter aux enfants les deux vénérables volatiles. Perché sur sa branche, le mâle enfonce sa tête pelée dans son col. La femelle allonge le cou pour attraper dans la poussière les restes d'un rat. Les enfants applaudissent à tout rompre. Pascal, quando ho sentito che hai detto di questo custode che riempie, riempiendo l'assenza di cosa non si riesce a vedere coi racconti, questo mi dà quasi una mezza possibilità di farti una domanda che ho sempre voluto farti. Com'è stato per te il passaggio dai libri precedenti, Pascal, che parti da poesia narrativa che lotta sempre con il flusso del discorso, con l'arco narrativo, con la psicologia, quindi ha trovato modi sempre nuovi e sempre affascinanti, che passano per insetti o quello che sia, di lottare con queste strutture che chiamiamo narrative. Quindi quando ho letto questo suo bellissimo libro ero estremamente ammirato e estremamente anche sorpreso. Uno, da dove è venuto l'impulso, il desiderio, e poi come ce l'hai fatta a riempire questo bisogno di assenza con i racconti. Là sono stato aiutato molto da un luogo, no? che veramente esiste o esisteva, perché ho l'impressione di averlo svuotato, cioè per me questo luogo non c'è più perché ormai è in un libro, e quindi il luogo mi ha dato tanti spunti, tante cose, tanti aiuti. Le persone ovviamente che me ne hanno parlato. La cosa che mi sono reso conto che era proprio la mia ignoranza sia del mondo animale, sia della storia di Roma o della storia d'Italia, che mi permetteva di scrivere questo libro. Penso che, di nuovo, quando le cose sono troppo piene, quando uno sa troppe cose su un soggetto, non ce la fa più a scrivere, a riscrivere, a riraccontare le cose. E penso che sarebbe stato questo progetto di parlare di un luogo nel suo complesso e in più su un 100 anni di storia, sarebbe stato molto difficile per un romano, perché è una persona che sa già tante cose, troppe cose, che sarebbe sicuramente sembrato una sfida impossibile da affrontare. E quindi sì, l'assenza, l'ignoranza, il silenzio sono tutti questi motori, che fa sì che possiamo riempire una pagina, avere la voglia di farlo. Très maquillée, dans un tailleur noir, ma tante a ri en nous voyant, ma mère et moi, dans nos costumes traditionnels. Comment pouvait-on les porter de nos jours? Ma mère a ri aussi, de contrition. Nous avons dressé la table dans un coin de la cuisine, sur le sol carrelé, pour ne pas trop salir nos coussins. Ma tante s'est extasiée sur le sashimi de fugu. Elle ne se permettait pas d'en manger à la capitale,
Les seuls chefs à prétendre posséder la licence pour en cuisiner étaient japonais. Elle ne leur faisait pas confiance. 20 grammes de chair empoisonnée suffisaient à asphyxier un homme. Il serait trop content de voir crever des Coréens comme des lapins serrés dans leurs clapiers. Elle a froncé le nez. À propos, que signifiait cette couleur grisâtre dans le plat de sèche ? Ta nièce a percé la poche d'encre, a déploré ma mère. On ne peut pas lui laisser un couteau entre les mains. Elle a rempli les bols de tteokguk, les verres de soju. D'ailleurs, a-t-elle poursuivi, tu ne trouves pas que son travail à la pension lui ôte ses couleurs ? Ma tante a rétorqué qu'elle m'avait toujours trouvé l'air malade. Elle a balayé du regard les murs de la cuisine avant de conclure « l'air de Sokcho, sans doute ». Je me suis concentrée sur l'absorption de ma soupe, sur le reflet de mon visage à sa surface. Les remous créés par la cuillère brouillaient mon nez, faisaient ondoyer mon front, dégouliner mes joues sur le menton. Ma tante trouvait fade le tteokguk. Je n'en sentais pas le goût, trop occupée à le tasser dans ma panse. En ajoutant de la sauce soja, ma mère a éclaboussé sa sœur qui a mugi qu'il s'agissait d'une soie extrêmement coûteuse. Pour éviter la dispute, ma mère s'est adressée à moi. « Tu ne dis rien, toi, parle à ta tante. » J'ai parlé de l'auteur de bande dessinée. « Encore lui ? Il est français. » Ma mère s'est raidie. Ma tante a ricané que les Français n'étaient que des beaux parleurs, encore fallait-il être assez stupide pour tomber dans leur piège. « Que sais-tu de la France ? » ai-je dit tout bas. Ma mère a dit que personne à cette table ne connaissait rien à la bande dessinée, il fallait changer de sujet. Je me suis resservie de soupe et de fougou. Ils sont beaux, ces dessins. Ils font penser à l'art impressionniste en Europe au XIXe siècle, mais il peut être très réaliste pour les détails. Ma mère s'est agitée sur son coussin, puis s'est tournée vers ma tante, adossée contre le mur, repue. Elle va bientôt se marier avec Juno. Ma tante a palpé mes fesses et mes cuisses. Je me suis déplacée avant qu'elle n'atteigne mes seins. Elle a déclaré que c'était bien. Elle s'occuperait de moi pour les habits, le maquillage, et elle m'a dévisagé les lunettes. Ma mère a dit que je pensais porter des lentilles. N'étais-je pas capricieuse et gâtée ? Au contraire, ma tante avait toujours trouvé affreuses mes lunettes. Tant qu'à faire, autant me faire opérer. À Gangnam, les opérations n'étaient plus si chères. Elle était d'accord de me l'offrir si ma mère n'en avait pas les moyens. « Ce n'est pas une question de moyens, » a dit ma mère en me resservant de soupe. « Elle est déjà belle avec ses lunettes, elle n'a pas besoin de plus. » Je n'en pouvais plus de faire aller et venir ma cuillère à ma bouche. Sous l'effet du soju, ma tante a commencé à respirer plus fort, le menton luisant. Elle m'a regardée encore, m'a demandé pourquoi je me goinfrais. Paniquée, ma mère lui a dit de ne pas me faire ce genre de remarques pour une fois que je mangeais. J'ai serré les doigts sur ma cuillère. Ma tante a repris du kimchi et l'a mâché, bouche ouverte. Des morceaux ont giclé de ses lèvres pour atterrir entre les plats, enrobés d'une pellicule de salive rougeâtre. J'ai relevé la tête de mon bol. Je les ai fixés avant de dévisager ma tante. Me lançant un regard mauvais, elle les a repris du bout de ses baguettes. Je me suis levée. J'ai mis mon manteau. Je rentrais à la pension. Ma tante a haussé un sourcil vers ma mère. Je n'allais donc pas au cimetière ? Ma mère m'a imploré des yeux avant de faire un geste d'impuissance vers sa sœur et de me regarder partir. Approfitto, o faccio finta di approfittare dello spunto di questi elementi ekfrastici di descrizione, di illustrazioni e anche di cucina per chiedere a Stella se può essere l'occasione per avvicinarci a un altro genere tra quelli che pratichi, quindi la scrittura saggistica, per sapere qualcosa di un filosofo che ci interessa molto, cioè Martin Buber. Sì, Martin Buber è stato effettivamente uno degli autori che ho utilizzato e da cui ho preso molto spunto in realtà per la questione proprio della ricerca della scoperta della propria identità, perché Martin Buber scrive un saggio, un libro chiamato Ich und Du. Quindi partendo proprio da questo io e tu, diciamo che proprio l'io e tu è il punto di partenza per scoprire se stessi e per conoscere gli altri. E quindi sia all'interno, diciamo, della dimensione linguistica, sia all'interno proprio della dimensione filosofica, nasce e cresce, soprattutto con questo autore, la questione della filosofia del dialogo. Cioè io sono io solo in presenza di un tu che mi chiama io, cioè che mi chiama tu,
e quindi io mi posso riconoscere effettivamente come io. Per cui effettivamente ci sono delle sue affermazioni, delle citazioni che posso leggervi appena le trovo, e che rimarcano molto bene questo concetto dell'alterità e poi del rapporto che si crea tra diciamo questi poli, no? Cioè il rapporto che poi in realtà per Buber si sviluppa sia in maniera orizzontale sia poi in maniera verticale, perché lui comunque mette all'interno della dimensione dialogica anche Dio, quindi c'è sempre dal suo punto di vista anche la presenza di Dio, che è diciamo l'unico tu che fa sì che gli altri tu diventino un tu per cui valga la pena effettivamente, con cui valga la pena effettivamente mostrarsi, potremmo quasi dire. Intanto cerco qualche citazione. Winston Oden, uno dei miei poeti preferiti, ripete ogni volta che può questo concetto riassunto in questa otherness, who says I, no? L'alterità che dice io, quindi questo ci porta non solo a definirci come io in relazione a tu, ma anche proiettare tutto quello che noi sentiamo, dare la legittimazione all'altro di sentire e anche di non riuscire a esprimerlo e a nostra volta non riuscire o riuscire a percepirlo. In un libro del 93 intitolato La cultura del pianisteo, Robert Hughes scrive: la gamma delle vittime di 10 anni fa, neri, chicanos, indiani, donne, omosessuali, si è ora arricchita e include ogni permutazione di storpi, ciechi, zoppi e nani o, per dirla correttamente, dei diversamente abili, degli ipovedenti, dei verticalmente disabili. Mai prima d'ora nella storia dell'umanità abbiamo avuto tanti acronimi che perseguono l'identità. È come se i rapporti umani andassero a costruire un unico grande punto dolente che l'opportunità di offendere, involontariamente, e di essere offesi, ingratamente, non fanno altro che infiammare. 30 anni fa negli Stati Uniti prese il via uno dei processi epici per l'affermazione della dignità umana, il Movimento per i diritti civili. Ma oggi, dopo più di 10 anni di un governo che ha fatto tutto il possibile per ignorare le questioni razziali, quando non cercava di ribaltare le conquiste degli anni 60, la tipica risposta americana alla disuguaglianza è di rinominarla, nella speranza che in quel modo poi scompaia. Questo, come ha sottolineato George Orwell in La politica e la lingua inglese, distrugge la lingua senza spostare la realtà di un centimetro. L'unica difesa contro di essa, scriveva, era di essere concreti. Se il linguaggio politicamente corretto, tanto di sinistra quanto di destra, è una sorta di lure linguistica dove mali e malanni vengono sfatati con l'immersione nell'acqua dell'eufemismo, Hughes risale ancora più a monte collegando il vezzo americano di operare in modo cosmetico sulla superficie delle cose, sulle apparenze, con il puritanesimo e la sua integerrima morale di facciata, col timore di offendere, usando termini diretti e concreti, con l'etichetta, che qui si guadagna un'etimologia inedita e modifica etica, il discorso delle frange che oggi si considerano più radicali ripropone schemi e modalità che vengono dalle frange più bigotte, e anche questo lo si percepisce con il visore augmented reality del linguaggio. Dice Buber nel Principio dialogico: non che il bambino percepisca inizialmente un oggetto e successivamente si ponga in relazione con esso. Prima è invece la tensione verso la relazione, il movimento convesso della mano nella quale si modella ciò che sta di fronte. Poi la relazione con questa cosa, una prefigurazione inespressa del dir tu. Ma il divenire cosa, come il divenire io, è un prodotto tardivo, originato dalla cesura delle esperienze originarie, dalla separazione dei due un tempo uniti. All'inizio è la relazione, categoria dell'essere, disponibilità, forma che comprende, modello dell'anima. All'inizio è l'a priori della relazione, il tu innato. Cioè, dunque, lui dice che le linee delle relazioni nei loro prolungamenti si intersecano in questo tu che lui chiama il tu eterno. E quindi il dialogo trova poi il suo compimento proprio all'interno di questo rapporto tra l'io e questo tuo eterno, che poi diventa questo
tu, che potremmo quasi dire gettato nel mondo, che appunto riprende e racchiude in sé sia l'elemento verticale che dicevamo prima, sia quello poi orizzontale. Quello che hai letto su il politically correct e il bisogno di concretezza mi fa pensare a volte che il linguaggio è un po' stanco, che c'è una specie di... Ho provato in questo libro, per esempio, di scappare a questa relazione di potere che abbiamo sui animali nominandoli, che la prima forma di potere, no, è di dare un nome a chi non lo può scegliere. E quindi ho cambiato i loro nomi, li ho deformati, e tutti gli animali che sono in questo zoo sono animali che non esistono nelle nomenclature zoologiche, che si avvicinano, che uno può indovinare, ma spesso non sono chiari questi animali. Questo costringe il lettore a cercare la forma animale dietro una parola che non è ovvia, così come cercava un animale in uno zoo che si nasconde dietro un cespuglio. E ho fatto questo anche nel mio primo romanzo, che in parte si svolge in Palestina, e non volevo dire la parola Palestina, la parola Ramallah. Non ho scritto sulla quarta di copertina che vivevo allora vive e lavora a Ramallah, proprio per permettere al lettore di riscoprire una realtà che quando viene nominata viene nascosta dalla parola stessa, e quindi bisogna togliere alcune parole per poter dire di nuovo le cose. Mi fa pensare a due cose. La prima è un aneddoto. Il poeta Derek Walcott a St. Lucia aveva portato in giro degli amici, tra cui il poeta Glenn Maxwell, che è stato con noi l'anno scorso, e andando in giro per questa bellissima isola caraibica gli faceva vedere le piante, i fiori, questa vegetazione incredibile, e gli diceva i nomi. E solo il giorno in cui Glenn ripartiva da St. Lucia gli ha detto: guarda che i nomi che ti ho detto, te li ho detti tutti sbagliati. Perché l'ultima cosa che voglio è che un inglesino torni a casa e inizi a scrivere del frangipane, la palma del viaggiatore. Quindi il nominare effettivamente è un possedere, in maniera che in questo caso è stata vanificata elegantemente. E l'altra cosa invece è un saggio di Alexander Hammond sulla morte della figlia piccola. E c'è un passo in cui dice una cosa così: la figlia era in cure per un tumore, e diceva: tutti vengono a dirmi non ci sono parole, è terribile, non ci sono parole. Lui invece dice: le parole ci sono e sono utilissime, c'è tutta la terminologia medica, che più riesco a essere preciso, più riesco a nominare, più è una cosa che invece mi aiuta a sopportare. E ne approfitto con un altro passaggio un po' sbilenco, pensando che Hammond è tradotto in Italia da Maurizio Valmelli, e che Maurizio Valmelli non è in sala, e che Maurizio Valmelli ha tradotto il libro di Pascal. Vuoi dirci qualcosa del rapporto con questa traduttrice? Visto che non c'è, sì, posso parlarne. Sono molto contento che questo libro esca da Casa Grande, perché sapevo che sarebbe un libro fatto con una grandissima cura, e avevo la speranza segreta che fosse anche tradotto da Maurizia, che Vanni mi aveva presentato a Roma 10 anni fa, e che aveva già tradotto alcuni piccoli brani. E ho scoperto con lei il lavoro della traduttrice, e mi sono innamorato di lei quando
Lei aveva iniziato a lavorare su un testo e io sono entrato nella stanza e l'ho sentita dire ta 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 ta. E quindi trasformava la mia frase in un ritmo e là ho detto sì, è così, sicuramente è così che si deve, è perfetto. E quindi io speravo che lei potesse tradurre questo libro, quindi sono andato a Parigi, mi sono messo sotto il suo balcone, ho suonato la chitarra, l'ho invitata a cena e ce l'ho fatta. Elisa, est-ce que tu travailles avec tes traducteurs? Elisa, lavori con i tuoi traduttori coreani? Hai discuti con loro? Ne parli con loro? C'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que è una domanda molto interessante che mi tocca molto perché come autrice nel rapporto con gli editori io non ho poteri sulla traduzione, non posso chiedere io di stabilire un contatto, di entrare in contatto con un traduttore. Per esempio per l'inglese e tedesco, che sono lingue che capisco e parlo meglio del coreano, ho avuto la fortuna di poter avere contatti molto stretti con i traduttori che mi facevano domande su dettagli molto precisi e questo mi affascinava vedere che i traduttori si fanno delle domande che nemmeno noi ci poniamo sui nostri testi. Molto appassionante questa esperienza di collaborazione. Il testo che ho letto, ossia il loro lavoro finale, mi diceva qualche cosa, effettivamente, mi ci riconoscevo pienamente. La traduzione coreana, per la traduzione coreana non ho avuto contatti con il traduttore. Per questa lingua confesso che mi dispiace non aver avuto questa possibilità, anche perché se non avessi comunque influenzato il lavoro del traduttore mi sarebbe piaciuto capire come lavora, come avrebbe lavorato. Io non sono traduttrice, però so che ci sono due scuole nell'ambito della traduzione. Alcuni danno più importanza alla struttura della lingua di partenza, anche con il rischio che la traduzione possa suonare un po' strana alla lettura, mentre ci sono traduttori che modificano maggiormente la lingua d'origine per mantenere un senso più fedele nella lingua di destinazione. Il traduttore coreano ha scelto di rimanere molto fedele alla struttura linguistica del francese, ma il francese è evidentemente molto differente, molto diverso dal coreano, che è lingua agglutinante, mentre il francese è logico, quindi nell'agglutinante ci sono pochi connettori tra le parole. E una differenza fondamentale è questa. Se si può evitare di dire il soggetto, non si utilizza, perché si pensa sia presuntuoso mettere io davanti al verbo. Il je, l'io in francese si usa sempre. Il traduttore ha scelto di lasciare questo je, questo io, questo soggetto in coreano quasi sempre. E quando ho letto il testo sono stata colpita perché mi sembrava una storia completamente diversa. Perché il mio personaggio in francese era una ragazza che aveva un disagio, un mal di vivere, ha sempre bisogno di vedere nello sguardo degli altri la sua esistenza, se no scompare, diciamo, come se non avesse corpo. Mentre questo soggetto, io, insistente, in coreano, dava a questa ragazza una personalità molto più forte, presente. Quindi parlando con lettori coreani mi sono resa conto che il libro era stato accolto in modo molto diverso in Corea. Quindi questa domanda è davvero affascinante, la domanda sulla traduzione, perché la storia che racconto qui è stata completamente modificata, trasformata. Non so se è vero, se è corretto, però mi è stato detto che in coreano la forma più normale è il noi. Tu hai parlato del soggetto io, invece è un po' anti-Buber, però sarebbe perfetto forse per questo libro
perché ci si riconosce, la protagonista si riconosce negli altri, quindi l'utilizzare il noi come soggetto forse potrebbe essere stata una soluzione interna alla lingua. Prima già si parlava di traduzione, in alcuni rari casi. Avoir l'intuition che l'écrivain dans la langue originale voulait faire une certaine chose, ma il pouvait pas, e rarement. Traducendo, ci si rende conto che nella lingua d'arrivo si potrebbe scrivere con più precisione quella che era l'intenzione originaria dello scrittore. E questo mi fa pensare forse che per questo romanzo. Forse nella forma base si sarebbe potuto dare un aiuto in questa direzione. Ma magari non è nemmeno vero che ci sia questo uso del noi, non lo so. No, no, effettivamente è vero. Ma è una domanda alla quale non avevo mai pensato, un tema a cui non avevo mai pensato, e quindi mi chiedo quale potrebbe essere stato l'effetto. Effettivamente in coreano si utilizza molto spesso. Non si dice mio fratello, mio padre, si dice è nostro fratello, nostro nonno, è un aspetto culturale effettivamente. Uri significa nostro in lingua coreana, effettivamente il termine che predomina, è predominante, si usa molto. Interessante questa soluzione del noi, perché il fatto di parlare in modo collettivo è difficile molto spesso, soprattutto nel romanzo, che comunque ha una storia molto legata all'individuo. Dal XIX secolo fino ai giorni nostri c'è sempre stata la presenza forte dell'individuo nel romanzo. Io vorrei poter parlare del noi, del collettivo. Io utilizzo molto soggetto impersonale, molto difficile da tradurre in italiano, o meglio, che pone dei problemi in italiano, ma anche in tedesco e in inglese, perché il on, soggetto impersonale, è meno diffuso, meno comune in altre lingue che non siano il francese. E comunque è una soluzione piuttosto insoddisfacente. Ho trovato un testo magnifico di Salé Adonis, pubblicato da Casagrande, e si trova su Specimen, la rivista Specimen, e L'est un autre pays è il titolo, scritto quasi interamente alla prima persona del plurale. Molto interessante, perché per un autore francese sarebbe molto difficile scrivere in questo modo, con il noi. Io ho incontrato autori francesi che ci hanno provato e mi hanno detto no, in francese non si può utilizzare in un romanzo il noi, nemmeno in un racconto, non funziona il noi. Anch'io ci ho provato ed effettivamente è un'esperienza molto travolgente e coinvolgente. Ascoltando le poesie di Stella ho l'impressione comunque che la lingua francese permette di raggiungere, nella poesia si raggiungere l'universalità a prescindere dal pronome. Ci si trova direttamente nell'essenza di quello che ci attraversa, mentre nel romanzo c'è maggiormente bisogno di una costruzione e necessariamente si deve passare attraverso l'intellettualizzazione, la ragione. All'inizio per me era stato effettivamente un problema, perché io non volevo utilizzare il je, il soggetto io. Quindi avevo cominciato a scrivere con il soggetto impersonale, poi però nella poesia effettivamente molto spesso dovevo dire io, je, perché era quello che sentivo io. E non sapevo poi che cosa fare, perché non volevo che fosse qualcosa che valesse soltanto per me.
C'était vraiment beaucoup de situations ouais, que c'était moi qui avais vécu. Erano situazioni che avevo vissuto io in molti casi, esperienze personali, ma esperienze e situazioni che potevano essere anche vissute da tutti. Quindi effettivamente risultava a me molto difficile scegliere. Quindi metà delle poesie utilizzano la forma impersonale. Alla fine poi arriva il soggetto io, perché c'è questa esigenza, però effettivamente per me è stato molto difficile. Rimane vuota la stanza, la carrozza 15, i posti 108 e 109. Potevo credere al ritorno, alla bellezza degli incontri. Qualcosa rimane del nostro essere carne e muscoli in trecce, o siamo freddi sacchetti per ossa. Quanta pioggia deve ancora per tornare luce? Qui non le pareti. Le 9:51 e 8 anni di mani lette al contrario, somiglianze, riflessi, come un pendolo da caricare. Questa è una di quelle in cui per sottrazione sono riuscita a togliere il soggetto dalla poesia. Però è stato veramente molto difficile per alcune soprattutto. Nous, on a fini. In realtà abbiamo terminato. E più parlare. Grazie a tutti. Ora saremo fuori al Bookshop di Babel per firmare le copie di tutti questi nuovi libri e poi ci rivediamo più tardi. Grazie.